Popolo di YouTube, buonasera a tutti da Giovanni, la macchina del tempo. Dunque, questo è un video un po' particolare, è una richiesta di un buon amico, Roberto, di un'idea di ATP. Un buon amico praticamente mi ha chiesto: Giovanni, mi farebbe molto piacere che tu portassi a termine Faraoni, un gioco del Vic 20. Io accolgo a braccia aperte la richiesta e colgo l'occasione per salutare il caro amico Roberto di un'idea di ATP e proverò dalla mia postazione virtuale, il comodorino virtuale, di portare a termine il gioco Faraoni per Commodore Vic 20. Ho già inserito in modo virtuale l'espansione da 8K, come vedete, 11.775 byte free, e proverò a caricare il gioco e portarlo a termine. Ora, scherzosamente, su questo video, visto che io il gioco non sono ancora riuscito a portarlo a termine, penso che bestemmierò parecchio, ma in modo molto leggero. Quindi, se state guardando questo video con i vostri figli, bambini, tutti a letto, che Giovanni questa sera, su questo gioco, spero il più corto possibile, non so questo video di quanti minuti verrà. Proverò in più tentativi a finire il difficilissimo Faraone, espanso ad 8K per Commodore VIC 20. Metterò il warp mode per caricarlo prima. Facciamo questa prova. Ed ecco che il gioco è già caricato. Facciamo Alt D per ingrandire e inizieremo a provare per vedere se riusciamo a portarlo a termine. Ragazzi, gioco molto difficile per VIC 20. Probabilmente riuscirò a finirlo in questo video. Ci provo, ci provo. Caro amico Roberto, questo gioco finalmente riuscirò a portarlo a termine. Chissà, non si sa. Guardate il video e vedremo. Prendiamo la chiave per aprire la prima porta e facciamo punti. Come vedete, ecco, già mi hanno ammazzato. Il primo quadro è finito. Tentiamo con il secondo. La chiave. Allora, in questo quadro ci sarà da aprire, se non sbaglio, due serrature. Ragazzi, ecco la prima serratura. Ragazzi, gioco difficilissimo. Mi hanno ammazzato, va bene. Lampada genio. E andiamo a prendere la seconda chiave, ragazzi. Thank you.
Ragazzi, dobbiamo prendere la chiave. Ci sono due chiavi e due serrature anche in questo quadro qui. Mi hanno ammazzato. Lampada genio. Prendiamo punti. Ragazzi, qui c'è da aprire due serrature, quindi dovrò passare a prendere la chiave all'inizio del gioco. Ecco la chiave, ragazzi. Ragazzi, prendiamo la chiave e proseguiamo. Ragazzi, anche qui ci sono da aprire due porte praticamente, quindi dovrò tornare indietro e prendere l'altra chiave. Ma la lampada genio l'ho finita e quindi, cioè, devo praticamente morire per riacquistare un'altra lampada genio per far sparire tutti quanti i mostriciattoli. Penso che sarà molto difficile che riuscirò ad uscirmene da questa zona. Vediamo. Ragazzi, praticamente mi è rimasta l'ultima vita e l'ultima chiave da prendere. Questa è l'ultima chiave. Lampada genio, ho finito. Ragazzi, apro questa porta e praticamente il gioco finisce. Io veramente non lo so come ho fatto a portarlo a termine. È un gioco, io lo vedo abbastanza complicato. Allora, in effetti, che cosa succede? Una volta che ho aperto
L'ultima porta qui, sulla destra. Il gioco ricomincia da capo, soltanto che per ogni quadro aumentano le chiavi e le porte da aprire. E i mostri sono sempre di più, in effetti. Vi faccio vedere. Amico mio, il grande Roberto di Un'idea di ATP, il gioco praticamente ricomincia da capo, solo che ci sono più porte da aprire. Finalmente ce l'ho fatta, ecco, c'è un'altra chiave da prendere lì. Ragazzi, niente, allora il video finisce qui. A gentile richiesta di... Aspettate che mi devo accendere una sigaretta per festeggiare questa piccola vittoria a Faraoni. Finalmente riesco a portare a termine questo gioco, con grande piacere, perché cioè, questa è la prima volta che lo porto a termine e colgo l'occasione per fare questo omaggio al buon Roberto di Un'idea di ATP. Ragazzi, è un bel canale, Roberto, è un amico che mi segue dall'inizio. Io vi consiglio di iscrivervi al canale di Roberto, ci tiene molta compagnia, con i suoi video retro vintage sul Commodore 64. Da poco ha preso un Atari 7800, se non sbaglio. Sto invecchiando, dimentico facilmente le cose. Roberto di Un'idea di ATP mi segue dall'inizio, dal mio primo video dalla mia prima video sfida su Bubble Bubble, un gioco da sala giochi, lo trovate praticamente nella playlist video sfide. Bubble Bubble, quello è stato il mio primo gioco, i suoi primi commenti sono iniziati ad arrivare da Roberto, il grande Roberto di Un'idea di ATP. Mitico amico mio, sono finalmente riuscito a portare a termine Faraoni per Commodore VIC-20, espanso ad 8K sul mio Commodorino virtuale. Adesso facciamo una cosa, riportiamo lo schermo alla grandezza naturale e lo resettiamo anche, reinserendo un'altra volta no expansion memory, riportiamo un'altra volta il nostro VIC-20 sulla memoria base che è 3583 byte liberi. Niente ragazzi, questo è quanto. Finalmente riuscito a portare a termine Faraoni. Un grande omaggio per il mio grande amico Roberto di Un'idea di ATP. Ragazzi, iscrivetevi al suo canale, non vi costa nulla. Lui porta i giochi del 64, ha comprato da poco altre console, l'Xbox, la Nintendo Wii. E sta facendo veramente tante cose carine sul suo canale. Quindi il mio invito è di iscrivervi al canale di Roberto e niente ragazzi, questo è quanto. Buona serata a tutti da Giovanni, la macchina del tempo. Se c'è qualche altro gioco che vi piacerebbe vedere completato, per me non c'è nessun problema. Per me è sempre un grande piacere. Questo è il mio mondo, i videogiochi, la mia passione più grande. Questo è quanto, ragazzi. Buona serata a tutti da Giovanni, la macchina del tempo. Ciao Roberto, grande amico, sono riuscito a portare a termine il gioco che mi avevi chiesto e con grande piacere sono riuscito a portarlo a termine. Ti mando un abbraccio, Giovanni, ragazzi, buona serata a tutti da Giovanni, la macchina del tempo.